Tripper, una notizia che rimbalza. Tutti i martedì alle 10.45 su Radio Skylab. Accedi al gruppo Facebook Flipper e la pallina la scegli tu. Silvia! Ciao Giuditta, ciao a tutti. Bentornati. Allora, noi avevamo iniziato Flipper ormai mesi e mesi fa parlando delle ex colonie milanesi. Ne torniamo a parlare, abbiamo come ospite il sindaco cellese Renato Zudino, appunto per darci le ultime novità, aggiornarci sulla situazione. Perché? Aspetta, perché qua devo abbassare cose tutte che le succedono, robe, siamo perché in diretta. Il bello della diretta, esatto. Si dice in questi casi. Eccoci qua, adesso ci siamo. E dicevamo, avevamo annunciato insomma la partenza, o comunque tutto era pronto per partire. In realtà è successo qualcosa che sembra aver stoppato tutto. Un contenzioso tra la GHV, che poi è la ditta costruttrice, e la proprietà della struttura, ossia Regione Lombardia. Adesso Zunino ci aggiornerà su tutto. Buongiorno sindaco. Buongiorno. Buongiorno. Allora, io prima intanto provo a mettere a posto tutti i toni, faccio anche tecnica del suono, sindaco. Prima di farla intervenire, volevo fare un piccolo preambolo su le colonie milanesi, a partire dal 2005, quando Regione Lombardia indice una gara per la vendita delle ex colonie di pietra e per trasformarle in residenziale e venderle, quindi produrre utili, e con parte di questi utili sempre la gara sancisce che si dovrà intervenire sulle colonie cellesi che rimangono di proprietà di Regione Lombardia, date in concessione alla ditta che si aggiudica la gara per un tot di anni, mi pare 20, ora il sindaco mi correggerà, 28, perfetto, e appunto con parte di questi utili ristrutturare le colonie cellesi. C'è il progetto, c'è tutto, a vincere la GHV, unica ditta a presentarsi, permessi a costruire pronti da febbraio, purtroppo sembra tutto bloccato. Ci spieghi perché, sindaco? Intanto il problema è che dal 2005 al 2012 sono passati un po' di anni. Eh sì. Le lungaggini, diciamo, dovute alle conferenze dei servizi, quando si iniziano, quando finiscono, portano poi a dei risultati che i permessi a costruire vengono molto dopo, diciamo, di quanto uno pensa e spera di poterli avere. Comunque i permessi erano pronti. GHV, secondo Regione Lombardia, non li ha ritirati e perciò è partito un contenzioso fra le due parti. Regione Lombardia ha impugnato le fideiussioni che GHV aveva depositato nel momento. Si parla di 6 milioni di euro, se non sbaglio. 7 milioni e 400 mila euro, più 500 che sono totali, 7 milioni e 800 mila euro, perché sono una base. GHV aveva pagato subito 500.000 euro, poi c'era per la differenza dai 6 milioni e 4 una fideiussione, poi una ulteriore da 1 milione 400.000. GHV ha risposto riconsegnando l'immobile e chiedendo l'arbitrato al Tribunale di Milano come previsto dalla convenzione. Certo. Attualmente il GHV, sono stati nominati tutti gli arbitri, quello di GHV della regione, uno nominato dal tribunale. Mi risulta che in questi giorni dovrebbe svolgersi la prima riunione del collegio arbitrale. La preoccupazione nostra è che la cosa si allunghi molto. Questo sì, certo. È il dato. Certo, ma qual è il pericolo di queste lungaggini, come lei ha ben detto, però non riferite in questo caso alla burocrazia per approvare il progetto, ma a quella che si sta incontrando per risolvere il contenzioso? Il contenzioso fra le due società, tra la regione e la società, tanto la stessa convenzione dice che salvo proroghe dura come minimo 6 mesi. Salvo proroghe, dice, perciò nei tribunali, poi noi sappiamo cosa vuol dire una frase di questo genere, sì. Però i 180 giorni magari diventano altro che 180, 300, 400 giorni, no? Se c'è un contenzioso in piedi. Noi la preoccupazione che noi abbiamo è che questa struttura, invece di partire e dare un risultato per il paese, diventi sempre più tenuta male, visto, e non controllata dal punto di vista anche dell'ordine pubblico. Cioè la gestione poi ordinaria e straordinaria dell'area che vi preoccupa? No,
non c'è dubbio, finché c'era GHV, a semplice richiesta loro intervenivo immediatamente. Ho i miei dubbi che lo stesso faccia una struttura come la Regione Lombardia. Certo, noi abbiamo sicuramente dalla parte demaniale a tutta la parte, diciamo, delle colonie, secondo me il rischio dell'abbandono in se stesso e il rischio di occupazioni abusive delle colonie stesse. Ma praticamente il contenzioso, se non ho capito male, è nato in quanto Regione Lombardia non ha visto ritirare i permessi a costruire da GHV. La Regione Lombardia ha chiesto tramite Infrastrutture Lombarde al Comune di Celle se i permessi a costruire erano disponibili. Alla nostra risposta loro sono partiti subito con la richiesta dell'escussione delle fideiussioni, imputando a GHV di non aver ritirato le autorizzazioni. Da parte sua GHV risponde che c'era ancora tempo. Da parte sua GHV sembra che risponda che c'era ancora tempo al ritiro, però io non conosco molto bene il fatto tra GHV e la Regione Lombardia, so solo che c'è un arbitrato in piedi. Certo. E mi sembra che si basi su queste questioni, no? E il progetto che lo ricordiamo prevede anche per i nostri ascoltatori, certo, alcuni non sanno il progetto cos'è. Prevede un grande albergo a 4 stelle da 277 posti letto, un centro benessere molto grande da 2500 metri quadrati e una quota di residenza turistica alberghiera, residence, diciamo, sempre inserita in un'unica autorizzazione amministrativa. Più il recupero della spiaggia e del muretto. Chiaramente il recupero della spiaggia, il rifacimento del molo, il ripascimento della spiaggia con la creazione di opere importanti. Di una nuova spiaggia libera. Che fine potrebbe fare ora il progetto con questo contenzioso? Il progetto non cambia, la Conferenza dei Servizi ha definito che il PUC è fatto così in questo momento. Che lo ritiri GHV, che lo ritiri la Regione, che la Regione faccio un bando per un altro soggetto, il progetto rimane esattamente quello, è andato in conferenza dei servizi, è diventato automaticamente con la deliberante variante al piano regolatore, parte integrante ormai del PUC. Quindi voi avete tutelato, diciamo, il progetto inserendolo nel PUC? Sì, sì, ma è la legge che lo dice, quando certo. Tu fai la conferenza dei servizi e finisce e dà parere favorevole alla deliberante, diventa PUC. Ma ora, quali sono i panorami che potrebbero aprirsi? Cioè, Regione Lombardia potrebbe... Sono preoccupanti. Noi ci siamo attivati nel confronto di Regione Lombardia. Non solo io ho scritto, ma ho incontrato anche il governatore della Regione Lombardia, Roberto Maroni, insieme al governatore della Liguria, Claudio Burlando, alla Spezia, dove lui era presente per la firma del protocollo d'intesa Regione Liguria, Regione Lombardia sull'Expo il turismo. Abbiamo fatto una chiacchierata di una decina di minuti, mi è sembrata una chiacchierata molto positiva nei confronti di quello che mi diceva il presidente della Regione Lombardia. Attendiamo che lui venga, perché l'impegno che ha preso Maroni è di venire a Celle e ripeto, un incontro con la presenza anche del governatore della Liguria. La Liguria tiene molto a questa operazione dal punto di vista del lancio turistico e vedere se sbrogliamo la matassa in qualche modo. Ha parlato appunto di rilancio turistico, perché questo progetto era sentito molto dalla parte commerciale del paese. Certo, era sentito molto perché veniva considerato come una delle chiavi di volta in una situazione di grande situazione di crisi economica e in modo particolare l'area commerciale, proprio per la presenza più che altro di un grande centro benessere che sarebbe diventato il più grande, diciamo, sicuramente della Liguria, pensava che questo di essere volano, diciamo, per tutta l'attività economica e turistica della cittadina. Poi insomma è anche una zona di confine, no? Quindi ne avrebbero tratto beneficio due città poi alla fine. Due città, anche Varazze, sì, certo. Indirettamente. Infatti, indirettamente, quindi, insomma, interessa anche ai varazzini questo discorso, sicuramente. Ma ora l'amministrazione rimane impotente a guardare come si risolve questo tipo? Non abbiamo possibilità se non fare quella di una trattativa politica amministrativa con la Regione Lombardia, quella che abbiamo iniziato, perché diversamente noi possiamo, la proprietà non è nostra, noi quello che dovevamo fare dal punto di vista urbanistico l'abbiamo fatto, più di quello non possiamo fare. Ecco.
Ora le faccio una domanda riferita al prossimo ospite. Dopo avremo in linea Luigi Bertoldi, capogruppo di Futuro Oggi, la parte dello, abbiamo dato voce anche all'opposizione. Visto che poi sì, se non ci arrivano le critiche si creano dei problemi. Lui parla di un ritorno delle per il futuro, di accantonare il progetto, un ritorno delle colonie ai cellesi, che tramite democrazia partecipata, quindi comunque riunioni o domande, insomma, intervento diretto dei cittadini, creare un nuovo progetto e qualcosa appunto voluto dai cittadini. Lei cosa pensa riguardo? Sì, mi sembra, se devo dire la verità, una grande demagogia. Primo, perché questo è una proprietà della regione che secondo me non cederà mai la propria proprietà, e oltretutto in questo momento nemmeno potrebbe farlo. Io ho parlato di ritorno, mi scusi, lo dico per gli ascoltatori, perché ho parlato di ritorno degli ascoltatori da Cuneo che insomma non sì, sanno. Ho parlato di ritorno della struttura ai cellesi perché anni fa, o anni or sono, non c'è nessun documento che dice che deve ritornare, no? Se non quello morale, perciò sì. Quelli morali noi sappiamo che dal punto di vista amministrativo non contano, sì. E secondo me la regione in però spieghi momento... perché si parla di ritorno, nel senso era stata donata, chiedetela a Bertoldi, non mi risulta che sia stata donata da nessuno. Ah, su questo non ci sono documentazioni. Non c'è documentazione in merito, perciò io non so che cosa voglia, io non voglio entrare in contraddizione con altri che sì, devono sì, parlare. Certo. A me sembra che in questo momento quelle proprietà a tutti gli effetti della regione Lombardia, sì, sancita, documentata. C'è un contenzioso in piedi, perciò nemmeno se la regione volesse può ritornare, certo, in Italia. Finché il contenzioso non finisce. E seconda cosa, oltre che dire che dovrebbero così demagogicamente tornare, bisogna dirci anche cosa ci facciamo, no? Perché sì, avere la proprietà di quelle colonie, se me le regalassero la mattina nelle condizioni che ci sono, è meglio che se le tenga la regione. Sì, perché voglio sapere dove prende i comuni, il comune dove prende i soldi per fare degli interventi lì sopra, solo quelli di manutenzione ordinaria, no? Bisogna stare. Queste, io continuo a dire che sono questioni demagogiche, che io prendo atto e risponderò poi in consiglio comunale la prossima volta che ho un'interpellanza in merito. Certo, quindi comunque l'amministrazione è per il proseguo del progetto. Non c'è dubbio, noi siamo assolutamente d'accordo anche con gran parte della popolazione e attività economica di vedere se con questo rapporto molto positivo che si sta sviluppando col presidente Maroni si possa andare avanti con il ragionamento del progetto come è attualmente. Con che è nel la PUC. Che è attualmente nel PUC e con le forti ricadute economiche che sarebbero sulla cittadinanza. Questa è la posizione dell'amministrazione, non solo della maggioranza, ma anche del gruppo della PDL, che non considerate mai, ma è un'altra opposizione. Noi abbiamo sì, due certo, posizioni, una demagogica e una un po' meno demagogica, ecco, da questo punto di vista. Bene, grazie. Perfetto, sindaco. Sì. Niente. Se non vuole aggiungere nulla, noi no, la ringraziamo. No, attendiamo fiduciosi che di vedere si risolva Maroni, il contenzioso. Di vedere Maroni a celle. Noi fra un anno ci risentiamo. Ci risentiamo. Anche meno di un anno, quando c'è. No, io ne rispondo fino a giugno. Ah, giusto, ha ragione. Poi ne parlerete fra un anno chi. Se ci sarò io o se ci saranno altri. Ha ragione. La ringraziamo di nuovo, sindaco, buon lavoro. Arrivederci. Allora, adesso fra poco avremo anche l'opposizione. Luigi Bertoldi, capogruppo di Futuro Oggi, comunque parte dell'opposizione, il sindaco l'ha dato da intendere, che ha sempre un po' osteggiato questo progetto. Ora chiederemo perché e se si aspettavano che potesse finire così. Ok. Finire no, non è la parola giusta. Rimanere per in il sospeso. Momento. Rimanere in sospeso così. Esatto. Flipper, la notizia che rimbalza. Tutti i martedì alle 10.45 su Radio Skylab. Accedi al gruppo Facebook Flipper e la pallina la scegli tu. Ari, eccoci. Bentornati. Allora, adesso spieghiamo anche che cos'era successo, perché sì, avevamo pubblicato il video noi. Questo diciamolo, dai, perché insomma fa piacere comunque che ci sia un pochettino di, come posso dire? Aggiornamento. Sì, ma anche proprio il fermento. No? Perché noi avevamo pubblicato il video dell'ultima intervista sì, del sindaco e dove però non era una trasmissione riferita solo alle milanesi, mettevamo in confronto ex colonie milanesi, o meglio il progetto di ristrutturazione col progetto di riqualificazione del retroporto, progetto Varazzino, quindi avevamo sentito solo i due rappresentanti delle amministrazioni. C'è arrivata un po' di critica perché non avevamo sentito la parte dell'opposizione, non era voluto, nel senso che di solito abbiamo due ospiti.
Però oggi, per recuperare, abbiamo invitato Luigi Bertolti, capogruppo di Futuro Oggi, che comunque è, fa parte dell'opposizione, della parte politica che ha sempre un po' osteggiato, mi passi il termine, il signor Bertolti, che è già in diretta e ci ascolta, e, questo progetto. Ora chiederemo appunto al consigliere Bertolti perché. Buongiorno intanto. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Sì. Osteggiato, forse non è proprio il termine. Esatto. È un po' troppo forte, sì, noi giornalisti. Il nostro dissenso, insomma, la nostra contrarietà. Sì. Perché sarebbe piuttosto lungo e complesso, ovviamente non può essere presentato nella sua interezza. Sì. Però vale la pena dire che l'esito era stato ampiamente previsto da Futuro Oggi. Quindi voi avevate immaginato potessero poi arrivare dei problemi tra la proprietà, Regione Lombardia, e la società che si è aggiudicata l'intervento? Sicuramente, sicuramente. Mm-hmm. L'abbiamo anche portato il problema in Consiglio Comunale. Quindi non è un vanto sciocco il mio. Purtroppo in Consiglio Comunale non siamo stati ascoltati, anzi, per la verità, siamo stati anche derisi, consiglieri di maggioranza che sghignazzavano, altri che ci hanno imposto di piantarla lì, uso il loro termine, con il nostro disfattismo. E invece noi avevamo sotto gli occhi un problema che risaltava in tutta la sua evidenza. Ci parli di questo problema? Il problema era questo. Già il procedimento è nato non nel migliore dei modi, perché era stata presentata come un'operazione straordinaria, molto vantaggiosa per la comunità celese e per l'impresa. Ci si aspettava che al bando di gara dalla Regione Lombardia partecipasse un gran numero di concorrenti. Invece l'unico concorrente è stata la GHV, che naturalmente se l'è aggiudicato. Questo ci ha sorpreso e ha cominciato a far suonare un campanello d'allarme. C'è anche da dire che la GHV era una società costituita da tre imprese, da tre società, due delle quali avevano il compito di costruire ed erano specializzate in quello. La terza aveva il compito di gestire gli alberghi che sarebbero stati costruiti. Sì. Una delle due imprese con il compito di costruire abbandonò immediatamente l'impresa. Sì, c'erano problemi interni alla società, alla GHV? Non lo sappiamo, no, questo non lo sappiamo. Sappiamo solo che ha abbandonato, se n'è andata. E sono rimaste due. La seconda impresa costruttrice ha dato inizio al procedimento presentando un primo progetto che si manifestò immediatamente completamente irrispettoso del piano urbanistico comunale, tant'è vero che la commissione edilizia lo respinse senza nemmeno approfondire l'esame. Poi seguirono problematiche successive che portarono il procedimento a una lunghezza anomala e infine il progetto, modificato un gran numero di volte, fu annullato e sostituito da quello che divenne poi definitivo. Anche questo non fu un buon segnale. Comunque a un certo punto fummo indotti a vedere meglio dentro questa GHV e facciamo una visura camerale, e qui le sorprese furono molte e importanti. La prima fu questa, che GHV era una serie di scatole cinesi indescrivibili. Si apriva una scatola, ne venivano fuori tre e avanti così. Lei sta quindi ipotizzando, no, di nuovo il termine non è esattamente appropriato, ma me lo passi di nuovo, e sta ipotizzando che all'interno di GHV comunque, insomma, ci fossero cose non chiare. I primi problemi li avete riscontrati appunto nella società, quindi. Certamente, non chiare per noi, poi magari. E per quanto riguarda invece. State chiarissime. Sì, sì, però, certo. Vede, l'elenco.
l'elenco terminava necessariamente a delle imprese, società anonime neozelandesi e lussemburghesi, per cui non si arrivava nemmeno alla titolarità. Vi siete insospettiti, quindi. Ma la società rimasta, che avrebbe dovuto costruire, aveva al suo interno società in liquidazione, società che avevano avuto e avevano visto l'intervento della magistratura per motivi fiscali, la magistratura stessa aveva sequestrato una gran parte di azioni. Ma in questo caso l'ente preposto al controllo era Regione Lombardia? Diciamo che in caso del genere il controllo è affidato ad entrambi gli enti pubblici, Regione Lombardia da una parte e il Comune di Celle dall'altra. Comunque fatto sta che Regione Lombardia deve aver visto qualcosa che non va, insomma, anche lei, perché ha chiesto il ritiro delle fideiussioni. Si è conclusa questo, così. Ma no, questo è in epoca successiva. Io sto parlando di un periodo che era a metà del procedimento, quando noi ci siamo accorti di questo. Sì, e per arrivare. Vede, questa impresa costruttrice era lei stessa in liquidazione. Allora, delle due che avrebbero dovuto costruire, una si era andata, l'altra era in liquidazione, chi avrebbe mai costruito? Certo. Era evidente a quei punti lì che non poteva funzionare, e lì è cominciata la nostra vera campagna cercando di convincere la maggioranza a prendere in esame questi problemi, e non ci siamo riusciti, e siamo arrivati poi all'atto finale che noi temevamo e ora secondo lei cosa potrebbe succedere? Il progetto attuale? Questo procedimento è concluso, non si farà più niente. È stato detto che GHV ha rinunciato per colpa della crisi. No, noi abbiamo a nostre mani. GHV non ha rinunciato, cioè non ha ritirato i permessi a costruire, ma ha sempre dichiarato che li avrebbe ritirati. Probabilmente la regione sia un po' dire qualcosa, però comunque sì, ha richiesto. Non era vero. No, GHV, noi abbiamo il verbale dell'assemblea di GHV che ha decretato lo stato di liquidazione e dice che si è aggiunti a questo, testuali parole, dato atto che non è più possibile perseguire gli scopi sociali, cioè per un fatto interno, una causa interna, non esterna, cioè GHV si è disgregata al punto di non poter più esistere, e GHV ha restituito la colonia milanese alla Regione Lombardia. Non è Regione Lombardia che l'ha richiesta, è GHV. Sì, Regione Lombardia ha richiesto la restituzione delle fideiussioni, di risposta GHV ha restituito le colonie. In conseguenza ha chiesto la restituzione delle infatti c'è un contenzioso ad oggi che si attende di sapere come si concluderà. Ma per andare e fare un passo avanti, il progetto, mi scusi, scusate tutti anzi. Il progetto, che fine potrebbe fare? Perché abbiamo parlato prima con il sindaco di una possibile restituzione ai cellesi. Voi siete appunto per la restituzione della struttura ai cellesi, il ritorno, perché... Noi abbiamo scritto subito al presidente Maroni facendo presente quello che secondo noi è un diritto della comunità cellese. Molti anni fa ha messo a disposizione questa parte di sé, la più bella, affinché bambini gravemente ammalati potessero venire qui a curarsi. Era tacito accordo che al termine, all'esaurimento di questa funzione, quest'area avrebbe dovuto ritornare alla comunità cellese. È un atto di giustizia, ma abbiamo detto al presidente Maroni è anche un atto di opportunità, perché la Regione Lombardia in questo momento non ha più un bene, ha un problema grosso. Perché? Certo. Perché questi edifici abbandonati da tempo, ormai senza custodia, possono subire degradazioni ulteriori, occupazioni che porterebbero gravi problemi e certo, portano anche un danno economico, perché la Regione Lombardia va a pagarci sopra, prima le pagava l'ICI, adesso pagherà certo, le tasse sostitutive.
E quindi la soluzione più intelligente secondo noi è, oltre che essere, e una volta che tornasse, una volta che fosse di nuovo di proprietà dei Cellesi, cosa potrebbe arrivare come riqualificazione della zona? Qual è la vostra proposta? Noi diciamo innanzitutto che secondo i nostri principi è la comunità cellese che deve decidere. Mm-hmm. Non è un'opera pubblica da poco, non è un'asfaltatura, è una cosa che cambierà il territorio di Celle. È giusto che si ricorra a un procedimento di democrazia partecipativa. Siano i cittadini di Celle a discuterne seriamente, ancora più seriamente visto quello che è accaduto, e stabilire che cosa sa da fare. Noi la proposta ce l'abbiamo, ma siamo rispettosi di questo iter procedurale che deve essere irrinunciabile. Certo, quindi passare la parola ai Cellesi stessi. Certamente, vede, mm-hmm. dire costruiamo un albergo, come si è fatto? E sostenere che questo albergo cambierà il turismo a Celle, ma ci sembra una forzatura addirittura poco intelligente, non credibile. Gli alberghi chiudono, cosa? Allora ne facciamo uno grandioso e risolviamo il problema. Chiudono le gelaterie, è cosa che sta avvenendo davvero. Per risolvere il problema cosa facciamo? Ne facciamo una più grande e più bella di tutte? Non ha senso. Certo, ma sul ritorno della struttura ai Cellesi, se la regione dovesse insomma prendere per buona questa proposta, sì. Ma lei mi ha parlato di una struttura che comunque è un problema, no, per regione, perché non dovrebbe esserlo per il comune di Celle? Che poi è perché abbiamo anticipato la sua proposta al sindaco per correttezza, in modo che potesse rispondere perché non avanza la stessa tipo di proposta alla regione, e ci ha parlato di una struttura che comunque per il comune sarebbe abbastanza onerosa. Da rimettere a posto. Lei come, quale sarebbe la soluzione di questo? Diciamo quello che per noi, nella peggiore delle ipotesi, il comune di Celle farebbe la parte che faceva la regione Lombardia. Mm-hmm. Non cambierebbe niente sotto questo aspetto. Però avrebbe una struttura comunque da recuperare. Magari potrebbe indire immediatamente una gara pubblica per farci qualcosa appunto da decidere. Non certo. È questo, a nostro avviso, la soluzione migliore. Perché? Perché ci sono degli impedimenti, dei problemi grossi, davvero. Come facciamo in ogni caso a rendere appetibile quest'area? Nel procedimento appena concluso non era quell'area lì appetibile, era la colonia di Pietra Ligure. Era nel pacchetto, nello stesso bando. La GHV ha preso in proprietà la colonia di Pietra Ligure, se l'è subito rivenduta a 8.200.000 euro. Quello era il grosso vantaggio. Con parte, lo ricordiamo per gli ascoltatori, con parte di questi 8.200.000 avrebbe dovuto partire con la riqualificazione di Celle. Esattamente. Mm-hmm. Invece ha preso i soldi a Pietra Ligure e poi non è rimasto partita, ecco. Quindi il contenzioso sarà sulle fideiussioni versate proprio per questo. In contrapposizione c'è da dire che se si prevede appunto di renderla appetibile, magari lasciando di nuovo costruire residenze, come si prospetta per la Bergamasca. Ma questa è anche una contraddizione enorme. Per anni abbiamo sostenuto, scritto, che le seconde case sono state il danno più grosso per il turismo, e adesso, in un momento in cui il mercato immobiliare è fermo, immettiamo 250 appartamenti alle Bergamasche, magari altrettanti alle Milanesi. Sì, questo delle Bergamasche faremo una puntata a parte, sennò poi confondiamo gli ascoltatori. Sono altre colonie in via di ristrutturazione, abbiamo comunque è partito l'iter. Sì. Va bene, direi che è stato. Se vuole aggiungere qualcosa, sennò infatti.
Io concluderei col fatto che, insomma, ricordando che forse prima di vedere qualcosa alle colonie milanesi passerà molto tempo, comunque, mi pare d'aver capito. Temo di sì, temo di sì. Sono passati 7 anni del primo procedimento, non è pensabile di risolvere tutto in un anno. Noi ci auguriamo però che vengano affrontate in una maniera diversa. Vede anche questa lettera del sindaco al presidente Maroni, ma noi ci aspettavamo che il sindaco convocasse il consiglio comunale intanto spiegando ai consiglieri tutto quello che era accaduto, poi che convocasse un'assemblea pubblica per spiegarlo anche ai cittadini e magari raccogliere da tutti, consiglieri e cittadini, i suggerimenti che sembrano utili. E il sindaco può presentarsi là in 3 modi diversi, può andare a chiedere, può andare a proporre, può andare a pretendere, o può fare tutte e 3 le cose. Allora che cosa chiederà, cosa proporrà, cosa pretenderà? Beh, la sua posizione sarebbe stata molto più importante se avesse avuto dietro il parere di un'intera cittadinanza. No, si sarebbe presentata al presidente Maroni dicendo: io rappresento davvero la cittadinanza di Celle che si è espressa in questo modo. E invece va a titolo personale, e infatti ha scritto il 9 di settembre e non ha ancora avuto di risposta. E questo è significativo, non è molto bello.